È una manifestazione bellissima Ti piace? e poi è importante per la cultura della città. Ah, va bene, speriamo che ci sia. Gli aretini devono essere fiduciosi perché si farà di tutto per farla svolgere, diciamo nella versione più vicina a quella solita. Lo dice il prefetto Maddalena De Luca, Arezzo rivivrà a settembre la giostra del Saracino. Certo, ci saranno alcune regole da rispettare, oltre a quelle che conosciamo, mascherine, distanziamento, niente assembramenti e mani igienizzate. Sono state messe in campo una serie di misure, appunto per quanto riguarda la presenza del pubblico, sarà consentito soltanto il pubblico con posti a sedere preassegnati, prenotati, preacquistati, che siano in possesso della certificazione verde, quindi o che hanno la doppia dose di vaccinazione, oppure siano guariti dal Covid e hanno la certificazione, oppure il tampone rapido negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Il pubblico sarà di 1.467 persone, una capienza dimezzata, senza posti in piedi. Le tribune che abbiamo previsto sono quattro, quindi anche laddove c'erano i posti in piedi saranno montate delle tribune e quindi verrà data la possibilità a più persone di partecipare. Abbiamo mantenuto tutto l'impianto, quindi tutte le cerimonie connesse, tutte le attività connesse, quindi anche le cene propiziatorie. Naturalmente il tutto si fonda su un assoluto senso di responsabilità.